Ciao, sono Alessandro. Oggi parleremo del Dimmer-Yeasley 1521. Mi raccomando, prima di iniziare l'installazione, assicuratevi che l'alimentazione sia disconnessa. Il Dimmer Bluetooth tipo 1521 è un dispositivo intelligente dell'ecosistema Yeasley per la Smart Home, che integra tra le sette disponibili la funzione di autorilevazione del tipo di taglio di fase del carico, adattandosi ad esso. In questo caso basterà verificare che la lampada sia dimmerabile e potrà essere interfacciata con il 1521. La confezione del dimmer 1521 presenta sulla parte frontale l'immagine del prodotto, il codice, mentre nella parte laterale troviamo i riferimenti del carico con la portata massima e i riferimenti per quanto riguarda le applicazioni da scaricare sia per il sistema Android che iOS. All'interno della confezione andiamo a trovare invece il dispositivo Dimmer 1521 ed il manuale di istruzioni. Il 1521 riesce a gestire un carico massimo di 300 W alogeno e 150 W LED. Il pulsante va collegato sul +1, mentre il carico su CH1. Adesso vediamo come associare il Dimmer 1521 all'applicazione Finder Toolbox. Per associare un 1521, premere sul pulsante più della sezione Dispositivi Yeasley. Selezionare il dispositivo di interesse, in caso ce ne fosse più di uno, premere sul pulsante fisico per vedere attivamente con quale si sta interagendo. Dopodiché, nominare il dispositivo. Seguire le istruzioni a schermo. Tenere premuto il pulsante cablato del dimmer, toccare su Associa, rilasciare il pulsante cablato quando richiesto. Entrare nella configurazione del canale ed impostare la funzione desiderata, considerando che quella di default è Trailing Age Lineare. Da qui è possibile modificare la funzione del canale e altri tipi di parametri che sono illustrati sul bugiardino. A questo dispositivo è anche possibile associare interfacce input, pulsanti wireless, scenari. Adesso il dimmer 1521 è correttamente configurato. Per ulteriori informazioni sul sistema potete trovare molte informazioni utili sulla pagina yeasley.live. Alla prossima! Ciao!